Il Milan di Stefano Pioli è una delle poche società di vertice a non aver cambiato allenatore. La domanda però sorge spontanea. In questo campionato vedremo un Milan versione 2020 oppure versione prima metà del 2021? Scopriamolo insieme ora anche in ottica fantacalcio. Ciao, sono Federico Viglino e questo è Pro Fantacalcio. Ragazzi, prima di iniziare l'analisi vi ricordo che qua sotto trovate in descrizione diversi link a video utili per preparare le vostre aste di fantacalcio, per cui non perdeteveli. Come sapete il mercato è ancora in divenire, il Milan sta cercando qualche giocatore per mettere a posto la rosa, perciò qualora ci siano dei grandi colpi ve li inserirò qua sotto in descrizione con una valutazione giocatore per giocatore. Vi ricordo anche di supportare questa serie e più in generale il canale lasciando un bel like, iscrivendovi e attivando la campanella e in più facendomi un po' di pubblicità, parlandone con i vostri amici e conoscenti. E grazie di cuore in anticipo. Il Milan ha chiuso la passata stagione al secondo posto, frutto del quinto miglior attacco del campionato e della terza miglior difesa. Ha però sottolineato una netta differenza tra la prima parte della stagione, con un gioco spumeggiante e avvolgente, e la seconda parte, in cui invece ha faticato molto di più. A livello societario il presidente è Paolo Scaroni, mentre la proprietà è il fondo Elliott, una società statunitense di gestione degli investimenti. Parliamo dell'allenatore Stefano Pioli, che si trova alla sua terza stagione in casa Milan. Il mister è un allenatore esperto che bazzica la Serie A dalla stagione 2006-2007 e ha ottenuto i suoi migliori risultati con il Milan lo scorso anno arrivando secondo e precedentemente nella stagione 2014-2015 con la Lazio arrivando terzo. Andiamo adesso ad analizzare come gioca. Il suo è un 4-2-3-1 abbinato a una squadra concreta e verticale. Per far partire la manovra abbiamo due soluzioni. La prima è la formazione di un rombo iniziale con l'allargamento dei due difensori centrali pronti a prendere il controllo del pallone e il vertice alto, ossia il regista, che viene incontro per poter ricevere la palla. Mentre la seconda soluzione è la soluzione più diretta, ossia il lancio lungo su Ibrahimovic. In fase di possesso, i terzini, soprattutto quello di sinistra con Theo Hernandez, sono liberi di portarsi in avanti, sovrapponendosi oppure cercando l'imbucata centrale. Il primo riferimento in avanti per lo sviluppo del gioco è il trequartista, un ruolo fondamentale per il gioco di Pioli. Infatti il giocatore è libero di svariare tra le linee in maniera da portarsi in zona luce e ricevere il passaggio. È lui infatti a dettare i tempi di gioco della manovra rossonera. Il Milan arriva così alla finalizzazione con 4-5 giocatori sul filo del fuorigioco e propone diverse soluzioni. Una di queste è l'attacco diretto, poi c'è la triangolazione per esterni barra terzini, la soluzione 1 contro 1, oppure ancora il cross dall'esterno o l'imbucata, il passaggio filtrante fatto dal trequartista. Per quanto riguarda la fase di non possesso, si punta a recuperare subito il pallone per poter andare in contropiede. Quando invece c'è da difendersi nella propria metà campo, i giocatori si dispongono con due linee da 4 in maniera da occupare al meglio gli spazi. Vediamo ora gli acquisti in casa Milan fino a questo momento. È arrivato Maignan, portiere chiamato a sostituire Donnarumma, poi è arrivato Ballo Touré, un terzino sinistro chiamato a fare le veci di Theo Hernandez, e poi ancora è arrivato Giroud, un attaccante di livello internazionale che sarà utile nel momento in cui Ibrahimovic verrà meno causa magari indisponibilità o infortuni. In più sono stati confermati diversi giocatori della scorsa stagione come Tomori, Tonali e Diaz. Il Milan è la società italiana che al momento ha speso di più sul mercato, perdendo però due pezzi pregiati a parametro zero, ossia Donnarumma e Çalhanoğlu. Infatti si sta agendo sul mercato per trovare un erede del trequartista. Passiamo ora a vedere i giocatori interessanti e iniziamo da Theo Hernandez, uno dei top di difesa insieme a Gosens. Il giocatore ha portato 6 e 7 gol nelle ultime due stagioni in rossonero. Praticamente segna come un centrocampista top o semi top,
ma è di stato difensore. Questo lo rende ancora appetibile in quelle leghe con il modificatore della difesa, non senza alti e bassi però durante la stagione. Ovviamente sarà pagato a caro prezzo. Parliamo ora dell'altro esterno, l'esterno destro Calabria. È un giocatore che ha fatto bene nell'ultima stagione, che però, secondo le mie analisi, sarà difficile che passi nuovamente la fantamedia finale del 6,25 a fine anno, in quanto ok, la buona media voto pura, ma non porta bonus come il collega Theo Hernandez. Per questi motivi, ragazzi, occhio a strapagarlo. Passiamo ora al centro della difesa e parliamo di Kjær e Tomori. Sono una coppia di centrali che si è subito trovata bene fra loro, offrendo delle buone garanzie per noi fantallenatori in ottica modificatore della difesa. Anche quest'anno garantiscono una buona affidabilità, ma occhio a strapagarli. Passiamo al centrocampo e parliamo di Kessié, un giocatore alla quinta stagione in rossonero che viene dalla sua migliore stagione, costellata da 13 gol. È uno dei giocatori più costanti in casa Milan in quanto rendimento ed è anche il rigorista della squadra, insieme a Zlatan Ibrahimovic. Quest'anno è difficile che ripeta i grandi numeri della scorsa stagione. Più probabile che arrivi a segnare tra i 7 e i 10 gol, portando una fantamedia finale intorno al 7. Attenzione a due cose però. La prima è il rinnovo del contratto e la seconda è la Coppa d'Africa, che potrebbe tenerlo impegnato per tutto il mese di gennaio e anche l'inizio di febbraio. Passiamo ora a parlare di Brahim Diaz. Il primo anno in A lo ha visto segnare 4 reti e fornire 3 assist. Quest'anno è difficile che sia lui il titolare sulla tre quarti del Milan, quindi puntateci ma come scommessa. Passando alla tre quarti rossonera, parliamo brevemente anche di Castillejo e Saelemaekers. Due giocatori che si alterneranno sulla corsia di destra, non sono entrambi dei goleador e non offrono neanche una costanza di rendimento importante. Per questo motivo io non li prenderei in considerazione più di tanto. Passiamo ora all'attacco e parliamo di Rebic. Rebic è un giocatore che nelle ultime stagioni ha fornito prestazioni simili, 27 presenze e 11 gol e 26 presenze e 11 gol. Quest'anno mi aspetto nuovamente un rendimento simile con una decina di reti circa, ma anche qualche problemino fisico di troppo. Per questi motivi, secondo me è un buon terzo slot se preso senza svenarsi. Parliamo ora di Zlatan Ibrahimovic. Lo scorso anno ha fornito 18 presenze e 15 gol. Questo è esattamente lo specchio di quello che può dare a noi fantallenatori Zlatan, ossia alla soglia dei 40 anni può garantirci circa la metà delle presenze e quest'anno tra i 10 e i 12 gol complessivi. Perciò conviene puntarci o no? Beh, la risposta è presto data. Conviene puntarci solamente se si dispone di un'alternativa in rosa importante che può sostituirlo nel momento del bisogno. E questo tipicamente accade in quei fantacalcio con pochi partecipanti. Parliamo ora del neo acquisto Giroud, preso come alternativa a Zlatan. Mi aspetto tra le 25 e le 30 presenze totali, molte delle quali almeno la metà da titolare, e un bottino sui 10 gol circa. È una buona terza fascia, ma attenzione perché anche in questo caso bisogna avere una buona alternativa qualora lui non giochi all'interno della nostra rosa. Attenzione ragazzi alla tentazione di prenderlo con Zlatan Ibrahimovic. Alla fine finireste per pagare i due giocatori come un top di reparto e ritrovarvi però a dover gestire una alternanza complicata. Perciò veramente attenzione. Brevemente anche due parole su Rafael Leão, è una riserva da 5-7 gol stagionali che alterna prestazioni insufficienti a ottime prestazioni. Rimane un caso difficile come gestione al fantacalcio, non si sa bene quando schierarlo e quando no, e per questo io lo considero una scommessa, ma attenzione perché secondo me ce n'è di meglio. Tiriamo ora le somme, ragazzi. Il Milan ha il vantaggio quest'anno di essere una delle poche società di vertice ad avere conservato lo zoccolo duro dei giocatori e avere lo stesso mister. Allo stesso tempo, però, nonostante sia una delle squadre che ha investito di più sul mercato, non sembra essersi rinforzata. Il Milan ha subito due grosse perdite importanti dal calciomercato, su tutti quella di Calhanoglu, al quale non è stato ancora trovato un sostituto all'altezza.
E questo fatto, a questo punto della stagione, inizia ad essere preoccupante. In più, la squadra ha chiuso la scorsa stagione con molti alti e bassi, ed è probabile che riparta proprio da lì. Se a questi dati ci aggiungiamo anche l'età avanzata del suo attaccante centrale di riferimento, il fatto che giocherà il doppio impegno campionato Champions League, cosa che non era più abituata a fare da tempo, e anche la partenza per la Coppa d'Africa di Kessié e Bennacer contemporaneamente per il mese di gennaio, qualche dubbio in più sul possibile rendimento del Milan per questa stagione mi viene. Verosimilmente vedo il Milan in lotta per un posto in Champions League, per una quarta posizione, difficile di più quest'anno. E tu come la pensi? Su quale giocatore hai deciso di puntare il fantacalcio? Fammelo sapere qua sotto nei commenti, io ti lascio al mio giocatore scommessa. Il mio giocatore scommessa personale in casa Milan per questa stagione è Maignan, un portiere che è già in orbita della nazionale francese. Chiamato a sostituire Donnarumma, sarà uno dei migliori portieri a fine campionato dopo i più blasonati Handanovic e Szczęsny. A fine stagione potrebbe portare circa una decina di reti inviolate e, essendo un nome nuovo, può essere che si prenda al giusto prezzo senza strapagarlo. Bene ragazzi, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video!